Dopo il grande debutto della nuova stagione al Teatro Petrarca, il secondo concerto dell'Arezzo Utah Music Festival. Sul palco Filippo Gorini al pianoforte e Giovanni Andrea Zanon al violino, con musiche di Beethoven e Brahms. Tutta la musica crea delle emozioni. A volte, nei casi di grandi capolavori, sono emozioni molto profonde, molto rare, e ci danno proprio la possibilità di commuoverci e di provare empatia per una persona, una grande persona, vissuta magari uno, due, tre secoli fa. Questa è la forza di questa musica ed è il motivo per cui continuiamo a suonarla secoli dopo che è stata scritta. L'obiettivo del festival, giunto alla sua quarta edizione, oltre a portare ad Arezzo straordinari musicisti under 35, è quello di promuovere la musica classica nelle scuole. È davvero affascinante incontrare tanti giovani e parlare a loro della nostra passione della musica, perché si possono vedere diverse reazioni, ognuno reagisce in modo diverso, ma la cosa è veramente commovente vedere come a volte nei loro occhi si apre una specie di curiosità per questo mondo che non conoscono, e infatti poi decidono di venire a teatro e molto spesso decidono di tornare per tutti i concerti, e questo per noi è lo scopo più bello che un festival possa avere. Quello di riuscire a creare un pubblico giovane e a far provare emozione a un pubblico giovane.